È il 23 febbraio 2002 ed a Prato, nell'abitazione di Don Mico Libri, storico boss di Reggio Calabria, Matteo Lampi illustra il grande progetto: controllare le società miste comunali che da lì a poco inizieranno a lavorare. Un affare ghiotto su cui Lampi ha già messo le mani insieme a Pasquale Condello. Ecco cosa Libri dice del Supremo in un passaggio divenuto storico e che la CNews 24 è in grado di farvi ascoltare per la prima volta. Il ragionamento di Don Mico Libri da riportare a Condello è semplicissimo e forse esplica più di ogni altra analisi verso quali lidi stesse già migrando l'andrangheta nei primi anni 2000. Oltre 10 anni dopo, due società miste, Multiservizi e Leonia, saranno sciolte per infiltrazioni mafiose. Consolato Minniti, per la CNews 24.